Ciao! Allora, oggi vi faccio un video che provate a indovinare, avevo già girato, però provate a indovinare, ho perso il video, no davvero scherzo, ho perso un pezzo di video e visto che tanto non era niente di eccezionale, ve lo ripropongo. È il video recensione finale di tutte le cose che avevo preso su Shopee, mi sa, di make up. E poi vi ho inserito un paio di extra, diciamo, perché non sapevo in che categoria metterle. Di make-up io non avevo preso quasi niente su questo sito. Avevo preso più che altro i pennelli della Elf, ne avevo presi ben 6 e poi avevo preso un paio di cosine. Invece di extra avevo preso un paio di cose che non c'entrano niente con nessun'altra categoria e essendo, insomma, singole ve le faccio vedere qui. Poi un altro video lo farò sui prodotti per unghie e sui tatuaggini, quelli temporanei. Io ho un casino su questo tavolo allucinante di roba che andrebbe, insomma, bisognerebbe che ripulissi perché anche se tengo le tovagliette a forza di truccarmi ho sporcato un po', appiccicato tutto. Quindi mi andrebbe fatto un bel lavoro di pulizia, ma lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Un altro tipologia di prodotti che avevo preso sul sito erano i prodotti per unghie, i tatuaggini di quelli temporanei, di quelli appunto da estate, che però sostanzialmente non ho quasi per niente utilizzato. I prodotti per unghie affatto, proprio non l'ho usati. I tatuaggini qualche prova l'ho fatta, ma niente di che, ora che inverno non ha molto senso e vado in giro con un tatuaggio da giro oro, quindi aspetterò che torni una stagione per cui si può vedere il tatuaggio. E i prodotti per unghie invece non l'ho ancora usati perché volevo cercare di smaltirne un po', ne ho tanti aperti e poi non finiti e volevo cercare di fare un po' un ricambio perché mi sono resa conto, per esempio gli adesivi, cose così, a tenerli lì poi va a finire che si sciupano, perdono l'adesivo, va a finire che li butto e non l'ho finiti. Quindi ho messo da parte tutta una serie di cose un po' più vecchiotte che vorrei smaltire e poi inizio, aprirò anche quelli e ve ne parlerò. Però per ora vi faccio vedere questi. Allora, che cosa ho preso? Vi faccio vedere intanto i due extra. Allora, io sul sito avevo preso dei calzini che erano fatti così. Praticamente erano fatti a bambina, non so se li vedete. Ce n'erano di vario tipo e io avevo scelto questa, che era quella che mi piaceva di più, che è rossa pois, con la faccettina della bambina, assomiglia forse un po' a Biancaneve, con questo fiocchettino rosso, i capelli neri, la faccina sorridente con le guanciottine. È molto molto carina questa bambina. E questi costavano, come tutte le cose di Shop, mi sa, $1 e alla fine sono molto carini. Questi qui li ha provati anche mia mamma, quando l'ha visti, ma cioè, guardava tutto un po' schifata così e ha fatto: no, questi sono bellini. E niente, sono calzini corti che stanno, insomma, poco su dalla caviglia, normalissimi, di una qualità scarsetta, non vi immaginate niente di che, però stanno, sono carini e per 1 euro, insomma. Facciamo conto che 1 dollaro è 1 euro, perché continuerò a dire 1 euro, ma più o meno siamo lì. Per 1 euro ci si poteva stare. Questi sono carini. E li ho anche portati rilavati tanti. Hanno fatto un po' di pelucchi, un po' sì, pelucchi nella parte, insomma, sotto. Però, insomma, sono portabili. L'ho usati veramente tanto e lavati anche tanto. Un'altra cosa avevo preso che non c'entra con nessun altro, perché, insomma, i calzini ne avevo presi un paio, poi basta. Non avevo preso altri accessori. Un'altra cosa che avevo preso era questo, che è praticamente, io questo in realtà l'avevo frainteso, perché praticamente li chiamavano post-it, se non mi ricordo male, e sono praticamente degli adesivini fatti a gatto così. Quindi voi montate, ne avevo presi ben 3 perché l'ho regalati anche a mia sorella e a mia mamma, perché siamo tutti gattofili in casa nostra. Voi montate questa scatolina qua, ne abbiamo montata una, ma in realtà poi non è che faccia sta grandissima resa da montato, lo montate così e fa il pacco da cui esce il gattino. Ora non ci voglio sta perdere eccessivamente tempo, diciamo che viene appunto un pacco da cui esce sto gatto, come fa vedere più o meno nella figura qua.
Qual è la che cos'è che ho frainteso? Ho frainteso il fatto che io, siccome li chiamavano post-it, pensavo che fossero grandi, cioè che fosse un post-it tipo così, dove voi nella parte più chiara del gatto scrivevate le cose. In realtà sono minuscoli perché sono piccolini piccolini, vedete? E quindi lì per lì ci sono rimasta un po' perplessa, ho detto, mo che ci faccio con questa cosa, perché qua non ci potete scrivere praticamente niente. Forse se scrivete potete farli diventare dei segnaposto e scrivere il nome della persona qua, ma insomma sono molto piccoli. Alla fine gli ho trovato un'utilità perché io li uso, ora qui non ci ho portata di mano e non ve le sto a far vedere, però sostanzialmente li stacco così e li uso come segnapagina per le mie agendine. Ho una serie di agendine, quindi ho, che ne so, quella dove scrivo le cose, insomma gli appuntamenti tutti i giorni, c'ho un'agendina. Io non ho la mania dell'agenda, sono anche un po' disorganizzata con le agende, però ho tanti quadernini, alcuni ci prendo gli appunti per lavoro, alcuni ci prendo gli appunti per YouTube, alcuni ci prendo, che ne so, ci tengo il conto delle spese che faccio e metto questi gattini per ritrovare le pagine di interesse, insomma li uso come segnalibro. Poche parole così. Non ho montato la scatolina, la mia idea era, se era una cosa più grande, di tenerla come decorazione sul tavolo. In realtà rende fino a un certo punto perché è piccoletta, secondo me se lo metto nel casino sul tavolo che ho va persa, quindi alla fine l'ho lasciata montata, magari un giorno la monto, però ecco. In realtà questi sì, cioè, per un dollaro sono carini, però sono una cosa microscopica, quindi non sono adatti come post-it. Adesso vi faccio vedere invece i prodotti di trucco che ho preso. Vi faccio vedere, innanzitutto io ho preso tutti questi pennelli. Sono 6 pennelli, tutti della Elf. Sono un po' zozzetti, anche se l'avevo lavati per fare il video, ma stando nel beauty haze mi si è risporcato il manico bianco. Sono carini, vedete, hanno il manico bianco per lato. Sono Elf Professional e poi ognuno ha una forma diversa. Parlandone in breve, vi posso dire che ho preso questo come unico pennello d'avviso. È bello morbido, ma sono tutti piuttosto morbidi, su questo non danno problemi. Questo si chiama Powder Brush e praticamente è un pennello piccolo piccolo, se vedete, da avviso, e sono, devo dire, la forma che preferisco, nel senso che prendo la cosa che mi voglio dare sul viso, la metto in maniera abbastanza precisa nella posizione che voglio e poi magari con uno più grande vado a sfumarla. Però per esempio per fare un po' di sfumature così preferisco questi piccoli, perché se li prendo direttamente con quelli più larghi e sono anche un po' più spampanati, un po' meno compatti, c'è poca definizione, non riesco a dare gran definizione, quindi con questo invece la metto nella posizione e poi cerco di sfumarlo. Poi se voglio appunto una sfumatura ancora più ampia vado a prendere un altro pennello più grande, e mi è piaciuto abbastanza, devo dire la verità. Questo poi è bello morbido, un dollaro è un ottimo prezzo per questo pennello. Poi ho preso un pennello così, questo è classico da sfumatura, molto semplice, infatti si chiama Blending Eye Brush, e questo è anche bello morbido e è una forma così con una sezione tonda, che è perfettamente una via di mezzo fra quelli molto ampi. Io devo essere più organizzata e portarmeli. Allora, per farvi capire la differenza fra questo e uno normale è questa, vedete? Questo è molto molto più piccolo rispetto a uno di questi classici da blush, da terre, da viso. È molto molto più piccolo. Poi c'è questo qua, che è, come vi dicevo, una via di mezzo fra questo, per esempio, che è della Kiko, e questo che è della Essence. Come vedete, questo è molto molto più cicciotto, più lungo, più spampanoso, mentre questo è molto più piccolo, è praticamente la metà e più preciso. Quindi con questo fate una via di mezzo fra i due, quindi per il trucco, diciamo, chiamiamolo da tutti i giorni, così questa è una via di mezzo buona se non volete una sfumatura né troppo larga né troppo precisa. È bello morbido e
ha una sezione che insomma entra bene un po' dappertutto, sia insomma può essere sia un pochino più preciso sia un pochino più sfumato in ampiezza. Quindi anche questo mi è piaciuto molto. Poi ne ho presi due che si assomigliano, anche se in realtà poi hanno una funzione leggermente diversa. Sono questi due. Questo è di quelli piatti, così come questo della Essence, solo che è più, forse un po' più denso e un po' più corto. E questo si chiama Eyeshadow Brush. E poi ce n'è uno che è particolare perché è molto corto e super super denso in fibre, però tutti e due sono piatti e cortini, questo molto più denso di questo, e infatti questo si chiama Smudge Brush. E questi due lì per lì, quando l'ho aperti, ero un po' scettica, invece si sono rivelati molto buoni, perché potete usarli sia per picchiettandoli così per dare, diciamo, l'intensità, poi se lo girate di piatto e andate di, insomma, di lato a sfumare, servono entrambi per sfumare, funzionano abbastanza bene, in particolare quello più corto, più piatto, non per niente si chiama Smudge, è molto molto buono per sfumare. Questi due mi sono piaciuti molto, anche questi non pungono, un dollaro è veramente un buon prezzo. Gli ultimi due pennelli invece sono un pochino più dubbi. C'è questo che è un classico pennello da labbra, è piatto, e che cosa ha? Non ha niente di male questo pennello qui, che si chiama Lip Defining Brush, se non per il fatto che è grossino, cioè io sono abbastanza sprecisa come persona e un pennello di queste dimensioni qui purtroppo non mi è utilissimo, cioè posso farci il grosso delle labbra se voglio dipingere le labbra, però per fare i bordi delle labbra ben definiti per me questo è troppo grosso e non riesco a essere precisa, mi servono pennelli molto più piccoli, tipo questo qua che vedete è molto più corto e più appuntito, quindi riesco ad andare a definire bene. Però se voglio spargere il colore in maniera più ampia va più che bene. L'ultimo pennello che ho preso è questo, questo non l'ho probabilmente ben capito, questo si chiama Smudge Eye Sponge, infatti è una spugnetta, però è gnocchissima, nel senso è dura, 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 dura come spugnetta, non è di quelle come quelle che usate per picchiettare e darvi l'ombretto in maniera compatta, perché questa è tonda e durissima. Ma non fa male, è solo che non ci riesco a fare un granché con questa. Siccome si chiama Smudge, probabilmente è per sfumare, però non mi ci trovo benissimo. Sì, sfuma, però sinceramente non è mai la mia prima scelta. Questi pennelli per un dollaro sono tutti, insomma, consigliati, però sicuramente questi 4 li ricomprerei, questi 2 forse no, perché non mi ci sono trovata benissimo. E in particolare questo veramente ci faccio poco, va a finire non lo scelgo mai, per farvela breve, insomma il succo è quello. Come trucco, come make up in sé per sé vero e proprio, ho comprato solo due cose, che sono allora un pennarellone per le labbra, che è questo sopra ha scritto solamente Clean Color, è scritto con la K iniziale, è il numero 10, è un pennarello appunto così. La cosa che mi fa ridere è che ultimamente ho fatto tutte queste recensioni di trucchi e mi sono accorta che nell'ultimo anno io ho comprato praticamente un sacco di questi colori qui, color mora, color frutto di bosco, ho comprato quella della Milani, ho comprato la tinta labbra, questo è così e via dicendo, anche c'ho un chubby stick. E ho detto, ma che mi è preso? Poi ho capito, secondo me, siccome io adoro i rossi e compravo sempre rosso, 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 a un certo punto mi sono detta, basta Irene, non comprare più rossi, tanto c'hai tanti rossi, non comprare rossi, scegli altri colori, e è andata a finire, ho preso tutti lo stesso colore, che è un colore comunque scuro, non nude, non rosino, che sono colori che mi attraggono ancora meno, quindi sono passata al tono, secondo me, successivo, che era quello mora al posto del rosso. Ve lo faccio vedere messo. Allora,
Questo è messo velocemente, giusto un velo, e secondo me è l'utilizzo migliore per questo pennarello. Se insisto, lui si scurisce, però non lo farò, non lo faccio perché, vi spiego. Secondo me questo pennarello, come pregio, ha il fatto di essere a pennarello, quindi essere un prodotto molto preciso nell'essere messo, è facile da mettere perché è come se voi vi disegnasse le labbra con un pennarello, quindi è semplice, la punta è precisa, non avete bisogno di pennelli, si definisce tranquillamente, fate con agilità il bordo delle labbra. Però e ha come vantaggio anche il colore, che mi piace, questa è una questione soggettiva, però è un bel colore che, messo così, dà un tono, diciamo, di salute alle labbra, le colora. Però secondo me anche da tutti i giorni tranquillamente, non è una cosa, un colore scurissimo importabile. Come difetti ha il fatto, se lo andate a scurire, e un altro pregio che ha questo prodotto è che è un prodotto che secondo me ha una texture molto acquosa, quindi confortevole, cioè questo texture è come un pennarello acqua. Io non so che ci sia dentro, perché in questo caso non c'è l'inci su questo prodotto qui, però voi non lo sentite, cioè ve lo mettete, averlo o non averlo è uguale, quindi è molto confortevole, non è una cosa secca, tira, cosa, lo mettete, è come è un prodotto acqua. Il fatto che sia un prodotto così acquoso però gli dà due difetti: uno, che tende ad andare via, cioè se voi bevete, mangiate così, passate un fazzoletto, non è assolutamente una tinta a lunga tenuta, anche se si chiama super stain lip stain, non è vero, cioè è una cosa proprio che si sente che ha una componente acquosa che tende ad andare via se mangiate, se bevete così abbastanza facilmente. In più non è omogeneo, ma in questo caso secondo me non è omogeneo per via del colore, non è omogeneo secondo me proprio per via del fatto che è fatto così, cioè una tinta e voi ve la passate, però dove avete le labbra più umide tende a non aderire, a non scrivere, e quindi se voi andate a insistere si creano veramente in maniera molto evidente delle zone più scure dove magari avete le labbra più secche e lo prende, e poi le zone più chiare invece tendono a non colorarsi, più umide tendono a non colorarsi, e oltretutto se voi bagnate le labbra tende appunto a sfumare. Un altro difetto che ha questo pennarello è sostanzialmente che quando lo date lì per lì è bello carico di prodotto, ma mentre lo state dando tende a scaricarsi, quindi scrive meno rispetto all'inizio, e quindi la parte magari dei bordi che fate per primo è più intenso, poi quando andate a riempirlo tende a scaricarsi, quindi dovete aspettare un po' e ripassarlo nei momenti in cui via via si ricarica. Io comunque sconsiglierei di usarlo per avere un colore intenso, perché ha tutta una serie di controindicazioni, direi più di usarlo o come una specie di matita per darci poi sopra un altro colore, oppure come una base leggera, insomma. Non ha una grande durata, come ho detto prima, quindi niente, sostanzialmente questo è un prodotto che per un euro è consigliato al 50%, cioè ovviamente per il prezzo che ha, se lo volete provare va bene, anche perché io mi ricordo che ne avevo uno di della Rimmel o qualcosa del genere, e non era poi tanto migliore rispetto a questo. Penso che sia la tipologia di prodotto e tende ad avere questi pro e contro. Per un euro non è male, però non è un prodotto eccezionale. L'altro prodotto che ho preso è questo, ovvero il Kajal, è il Kajal marrone. Io avrei voluto provare quello nero, ma non c'era, quindi ho deciso, siccome ero curiosa di provare un Kajal, di provare questo qua, che era quello più simile al nero possibile, che era il marrone. Questo ha un inci che vi metto e vi faccio vedere anche gli swatch. E
E su questo è di nuovo della Clean Color, si chiama Kajal Eyeliner, è 3 grammi e si chiama, è lo 03 Dark Brown, dura 24 mesi dell'apertura e il packaging non è un granché, sia perché fatto così non è una gran bellezza secondo me, sia perché poi tende a non scorrere tanto bene questa punta che sale e scende, ma insomma anche qui stiamo parlando di un prodotto molto economico, il prodotto non è tantissimo, è così, si è un po' sbiaccicata la punta anche perché mi si è staccata questa parte qui e si è appiccicata su, però anche qui. Cioè, non è questo il problema, come prodotto in sé per sé, per il costo che ha, questo lo approvo. Vedete che ha una scrivenza molto scura e ve lo faccio vedere un attimo, ora ho un altro trucco però. Così è messo senza sfumarlo, è molto intenso come colore, tipo una maxima tita cremosa che scrive molto e si sfuma però anche molto bene, perché per esempio se voi lo prendete e fate un lavoro così, vedete, si sfuma abbastanza velocemente. Ovviamente perde di intensità, dovete cercare di modularlo. Quando lo sfumate tende a essere un po' meno omogeneo, però è molto buono per 1 euro. Questo è un prodotto che vi consiglierei, almeno questo marrone, scrive sia dentro che sopra l'occhio e è molto cremoso, quindi non ha una durata eccellente eccezionale, però magari come base o come riga, così poi lo andate magari a intensificare, sfumare, usare con altri prodotti. Questo mi è piaciuto. Il pennarello per il prezzo che ha va bene, però non è un prodotto eccezionale. I pennelli molto buoni sono, hanno veramente un prezzo vantaggioso. Quindi questi sono tutti i prodotti che ho della make-up di Shop Missà comprati sul sito a tutto $1, della linea, insomma, varie eventuali cosmetici e qualche extra. Se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!